Darling, you send me, I go. Tutte benvenute nel mio canale, il mio nome è Anita e oggi proverò a fare la tanto chiacchierata maschera per il viso che rimuove tutti i punti neri, così dicono. In pratica è spopolato su YouTube questa maschera per il viso che è fatta con carbone e colla. Sì, colla. In cui appunto mischiando entrambi gli ingredienti e applicandola sul viso lasciandola indurire si tira via e dicono che rimuova tutti i punti neri, fanno anche vedere foto prima, dopo, fanno vedere i punti neri da vicino e sembra che funzioni. Quindi sono curiosa di provarla e quindi questo video la proviamo assieme e vediamo veri risultati attuali. Ricordatevi di lasciare un like su questo video e iscrivervi al mio canale. Allora, gli ingredienti che vi servono sono solo due: carbone attivo, le capsule, colla. Lo so, sembra assurdo, però questa colla è la Safe Non Toxic, quindi la colla non tossica, in genere la colla per la scuola è appunto quella non tossica, però se volete provare questo tutorial, prima guardate fino alla fine questo video e vedete se funziona davvero. Secondo, ricordatevi, assicuratevi di prendere la colla non tossica, così evitate di causare problemi alla vostra pelle non tossica. Ora che abbiamo tutti gli ingredienti, vi serve anche una ciotola e un pennello, possibilmente piatto, così vi viene meglio insomma da spalmare. Allora, importantissimo prima di applicare la maschera, ma per ogni maschera, è di aprire i vostri pori. Sia che stiate facendo una maschera così appunto peel off, che si tira via e si indurisce, sia che stiate facendo qualsiasi altra maschera, ma anche per delle creme per il viso, è sempre importantissimo aprire i pori perché vanno a penetrare meglio poi gli ingredienti della crema o della maschera. Ora applicate immediatamente la maschera, così i vostri pori sono ancora aperti. Oh! Like your painting. Ora mi fermo qua, la applico solo qua, perché come ho detto è la prima volta che provo questa maschera e non mi fido tantissimo delle recensioni che sono state su internet, quindi preferisco applicarla solamente in queste zone e non in tutto il viso, perché nel caso avessi insomma qualche in caso mi desse qualche problema, almeno non avrò tutta la faccia rossa. Ora attendo che la maschera si asciughi completamente. Poi ero in cucina e ho una finestra che dà sul cortile, quindi sul complesso degli altri appartamenti. C'era uno dei miei vicini che dal terrazzo mi stava fissando e continuava a fissarmi. Io pensavo, che fastidio, non sopporto le persone che mi fissano troppo. Oh, che fastidio, ma non ho nient'altro da fare che fissare a me. Perché continua a fissarmi? E poi mi sono ricordata che avevo questa maschera in faccia. Tutto, che vicini che ho. Comunque, la maschera si è quasi asciugata del tutto. Vedete, è diventata praticamente opaca. Solo qua è un pochino così, ma praticamente è completamente asciutta. Tira molto, quindi è... ci ha messo... intorno ai 25 minuti per asciugarsi, quindi un bel po'. Più strati passate, più ci metterà ad asciugarsi. Allora, come avete potuto vedere, non ha rimosso un granché, non ha rimosso quasi niente. E quello che ho notato è che rimuove i peletti.
parti del viso, sapete che abbiamo dei piccoli peleti nel viso, quindi assolutamente vi sconsiglio di farlo su tutto il viso, altrimenti andate a fare praticamente la ceretta sul vostro viso, perché diventa, quando la strappi è come se strappasse appunto un pezzo di scotch. Quindi va a rimuovere tutti i peletti del vostro viso, che possono poi ricrescere più folti. Quindi assolutamente vi sconsiglio di farlo su tutto il viso, ma in generale non ve la consiglio, perché sinceramente ho visto che non ha rimosso quasi niente. Ho comunque seguito tutti i passaggi per bene. Non so come le altre persone, o le altre youtuber, insomma, le altre blogger, siano riuscite a farlo funzionare. Non so come abbiano avuto questi risultati, magari hanno fatto qualcosa di diverso, non so. E spero che questo video vi sia piaciuto, questa opinione sincera di questa maschera di cui tutti parlano. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se voi l'avete provata, ha funzionato per voi? Fatemi sapere. E volevate provarla, avete cambiato idea o volete ancora provarla? Fatemi sapere nei commenti. Lasciate un like e iscrivetevi al mio canale e ci vediamo al prossimo video.